speciale Crypto Wednesday. Oggi un tema che si sta diffondendo sempre più rapidamente, molti di voi già lo conosceranno da tempo, altri magari da meno tempo. Chi sa cos'è una criptovaluta? Alzi la mano per bene. Non tutti lo sapete cos'è una criptovaluta. Bitcoin, l'avete mai sentito nominare? Chi ha mai sentito nominare Bitcoin? Alzi la mano. Chi è diventato ricco con Bitcoin e finanzia il PDP per i prossimi 5 anni? Alzi la mano. Vedevo qualche mano nel fondo, dopo lo parliamo. Però. Per voi la testa associativa al vostro reggimento. Introduciamo il nostro ospite. Allora, quindi introduciamo il nostro ospite, che è Alecco Spilini. Passo la parola a Francesco che l'ha contattato e c'è la possibilità di averlo qui con noi oggi anche dall'estate. Prego Francesco. Allora, in parte siamo del fatto che Alecco in questo momento si trova a New York ed è un anno più piccolo di me, quindi del 99, ha solamente 19 anni, è già uno dei maggiori esponenti delle criptovalute in Italia e qualche settimana fa poi magari ce lo conferma lui, è a Singapore, quindi potete immaginare che persona è ecco. E quindi adesso noi l'abbiamo conosciuto durante l'hackathon che si è seguito l'anno scorso per Italia Developers. È stata un'esperienza davvero bella e lui poi è stato davvero uno dei più bravi vincitori. Quindi semplicemente adesso passo la parola a lui in qualche modo e ci racconta una cosa su Bitcoin. Ta-da! Ci senti? Sento molto bene te, un po' meno bene Francesco, però riesco a capire abbastanza bene. Ok, ora noi ti sentiamo. Perfetto, adesso muto il microfono, se no si nasce la sicurezza e quindi procedere. Ok. Allora ciao a tutti, Francesco mi ha un attimo presentato, purtroppo se io bene cosa ha detto, quindi faccio una veloce ripresentazione. Mi chiamo Alecco, sono un nuovo sviluppatore a BHD Network, che è praticamente una fondazione non profit che si occupa di andare avanti sviluppo open source su un po' tutto quello che riguarda Bitcoin, quindi Bitcoin direttamente o anche altri diciamo protocolli extra che riguardano solo Bitcoin. E appunto oggi vorrei parlarvi di Bitcoin in modo abbastanza, diciamo un'introduzione abbastanza generica. Purtroppo non posso andare nel dettaglio in poco tempo, però spero un po' di riuscire a suscitare la curiosità a quelli di voi. Adesso provo a condividere il mio schermo. Ok, dovrebbe vedersi io qua accanto lo screen. Purtroppo potete vedere la mia faccia e non ho trovato un modo intelligente per riuscire a organizzare tutto, quindi qua no. Quindi immagino rimarrà così. Quindi dovrei riuscire più o meno a seguire cosa succede anche da voi. Ok, il titolo del talk è posso comprare una pizza con Bitcoin, che è un titolo abbastanza interessante per vari motivi, anche per qualche fun fact. Ad esempio, quello che sappiamo, il primo prodotto fisico mai acquistato in Bitcoin è stata una pizza, meglio due pizze, pagate 10.000 Bitcoin in tutto, che sono tanti soldi al giorno d'oggi, penso ancora nel 2010, quindi è molto interessante perché è un buon modo, oltre per parlare un po' di storia diciamo, di Bitcoin, anche per parlare di quelli che sono i problemi che oggi Bitcoin sta un po' affrontando, quindi il problema della scalabilità e tutto questo qua. Per iniziare, perché Bitcoin? Che è una domanda molto molto generica, molto molto complessa, perché penso sia molto soggettiva la risposta. Di base il motivo, da quello che ho comunque notato, parlando con altri Bitcoin, il motivo per cui la gente entra in Bitcoin è principalmente per questo, perché Bitcoin è un bene scarso, non è inflazionabile, è essenzialmente nato come un'alternativa al sistema economico attuale, è nato praticamente nel 2008-2009, quindi piena crisi economica, il sistema che c'è adesso non va bene perché sposta il controllo della moneta dalla gente sostanzialmente a
a dei gruppi di persone molto ristretti e che diciamo acquisiscono un potere enorme, possono decidere di inflazionare o diciamo gestiscono indipendentemente la politica monetaria e chi è tanto Bitcoin che sono le persone possono bene. E più c'è anche il concetto di digital bank, che è sostanzialmente un Bitcoin che diciamo tu e se piacciono tu e Bitcoin sono tuoi, sostanzialmente confronto un sistema tradizionale, una banca, soldi che hai nel tuo portafoglio Bitcoin non possono essere sequestrati, non possono essere rubati da nessuno, non possono essere frizzati da nessuno. Sono i tuoi soldi come se fossero dei contanti in tasca e nessuno può privarli. Prima cosa, come si è arrivato a questo punto? Quindi come si arriva a fare una moneta che sia decentralizzata, inflazionabile e tutto? La risposta è con un registro distribuito. Bitcoin sostanzialmente, il protocollo Bitcoin definisce le regole per scrivere su quello che è un registro pubblico che contiene il bilancio di tutti i partecipanti alla rete. Di base di solito lo dirò sicuramente anche qua perché mi viene naturale, dirò magari una persona manda Bitcoin ad un'altra persona perché ovviamente questo è quello che succede, ma in pratica l'identità delle persone è nascosta dal sistema, quindi ci sono degli diciamo pseudonimi che nascondono l'identità delle persone, quindi questo bilancio di tutti i partecipanti in realtà non è un bilancio inteso nome e cognome, ma un bilancio inteso pseudonimi e quanti Bitcoin hanno, quanti Bitcoin possono controllare. Una cosa interessante, molto particolare, è che questo registro è pubblico sostanzialmente, chiunque può scaricarlo, può controllarlo, quindi partire dall'inizio, quando tutti erano a zero, e vedere tutte le transazioni che sono state aggiunte, vedere se tutto, diciamo, se i conti tornano in un certo senso, e lo può distribuire poi ad altre persone. E questo è praticamente la parte chiave che garantisce la decentralizzazione, cioè elimina la necessità di un coordinatore centrale che diciamo di cui di solito bisogna guidarsi. Ad esempio nel sistema diciamo, tradizionale chi tiene questi registri sono sostanzialmente le banche o non so magari qualche livello sopra di loro e non è molto trasparente diciamo il tutto, cioè in certo senso dobbiamo fidarci che se io vado in banca e deposito 10 euro poi mi scrivono davvero 10 sul conto, potrebbero non farlo, fare degli incentivi che ne fanno, però di base è tutto un sistema basato sulla fiducia in un certo senso. In Bitcoin questa cosa si elimina, è un sistema dove se divide il codice sostanzialmente, se il codice funziona non hai bisogno di nessun altro tipo di fiducia nelle persone con cui interagisci. Le transazioni sono sostanzialmente la parte base di Bitcoin, cioè sono dei documenti che permettono a una persona, quindi avere un pseudonimo, di trasferire denaro ad un'altra persona. Sono sostanzialmente delle proof of ownership, diciamo noi, cioè quando faccio una transazione io sto provando che possiedo questi Bitcoin, quindi faccio una mia firma digitale che prova appunto il possesso dei Bitcoin, una volta che ho provato il possesso dei Bitcoin posso decidere dove voglio che vengano mandati sostanzialmente. E quindi posso spostare da persona a persona o da pseudonimo a pseudonimo, è più corretto. E di nuovo, essendo un sistema più decentralizzato, quando faccio una transazione non la sto comunicando alla mia banca come farei, non lo so, internet banking o qualcosa del genere, la mando a qualche nodo della rete che poi procede a propagarlo a tutti gli altri nodi della rete, quindi c'è anche una certa latenza ovviamente rispetto a un sistema digitalizzato, ma prima o poi tutta la rete viene a conoscenza della mia transazione. La cosa interessante, ti provo a capire del perché, è che di base le transazioni non vengono immediatamente confermate, quindi vengono messe quella che all'inizio si chiamava mem pool, che è sostanzialmente diciamo, un'area di memoria dove ci sono delle transazioni che sono valide, nel senso che il nodo la guarda, dice sì, ok, questa prima digitale funziona, è giusta, il valore che sta cercando di muovere va bene, è giusto, però non è ancora confermata, la tengo diciamo qui temporaneamente. Questo lo vedete subito perché. La questione dei blocchi è praticamente la seconda parte chiave di Bitcoin, quindi sono transazioni blocchi che sono proprio due core di Bitcoin come concetti.
I blocchi sono sostanzialmente i pacchetti che poi vengono alcune transazioni conformate, è per questo che una transazione normalmente, una transazione di impianto di base finisce in questa main pool perché aspetta di essere inclusa nel blocco. E i dati blocchi se non servono a molto, il concetto di impacchettare non serve tanto per compressione o comodità, è più perché aiuta molto a mantenere tutto quanto, a mantenere tutto decentralizzato. Perché la cosa interessante è che i blocchi hanno un riferimento al blocco precedente, quindi questo permette di costruire, di avere un ordine molto preciso, molto stabilito. Se avessimo solo un registro con tante transazioni all'interno, sarebbe difficile ordinarle, perché di base potremmo per esempio prendere il timestamp quando viene chiedere all'utente che la firma di scrivere anche ora la firmata, però l'utente potrebbe mentire e quindi torniamo al punto della trust, però a quel punto devo fidarmi che l'utente scriva la data giusta. Allora i delinquenti non vogliamo avere nessun tipo di fiducia in nessuno sostanzialmente. Allora facciamo questo sistema dove non mi interessa che cosa scrivi nella transazione, ma io posso molto facilmente capire se questa transazione viene come quest'altra, semplicemente guardando se viene in un blocco precedente all'altro. Siccome i blocchi successivi hanno riferimento ai blocchi precedenti, non possono essere fisicamente creati se non dopo un blocco che viene prima. E quindi questo garantisce l'ordine delle transazioni. Le transazioni permette di ricostruire la storia dall'inizio, quindi da quando appunto i bilanci di tutti erano sostanzialmente a zero, fino ad oggi, applicando man mano tutti questi blocchi. Viene appunto propagato nella rete come delle transazioni. L'idea è che ogni tanto, e adesso vi dico come, un nodo fa uno di questi blocchi, quindi costruisce uno di questi pacchetti, lo manda sulla rete e tutti i nodi verificano se è corretto, eventualmente alla propria diciamo, visione dal punto di vista della rete. Questa è la parte un po' probabilmente più complicata, è qualcosa di molto particolare, cioè, la prima volta che l'ho letto non ho capito molto bene, ma poi pensateci su, è una cosa che ti scatta quando capite perché questa cosa è in questo modo, è il punto di quando sia geniale come idea. Il problema è, ho detto che un nodo, qualcuno fa un blocco e lo mette, diciamo, lo propaga, lo inizia a distribuire, e il problema è decidere chi lo può fare. In realtà è un compito abbastanza, diciamo, è un privilegio in un certo senso poter fare un blocco, perché ti permette di scegliere quali transazioni inserire nel blocco. Quindi io prendo la main pool, prendo le transazioni non confermate e scelgo quelle che mi piacciono sostanzialmente. Quindi chi fa blocchi potrebbe in un certo senso censurare la rete, potrebbe per esempio scegliere solo le transazioni che pagano anche una fee extra a questa persona. Potrebbero scegliere solo le transazioni di certe persone che hanno fatto una procedura di identificazione tipo KYC, Major Customer, quindi che richiede i tuoi documenti, la tua carta di identità, quindi potrebbe in quel modo identificarti e rimuovere la pseudonimità del sistema. È molto importante che si trovi un sistema per fare blocchi che diciamo non lasci troppa libertà a chi va di sfruttare questo sistema sostanzialmente, perché potrebbe essere potenzialmente pericoloso. E l'idea geniale di Satoshi, creatore di Bitcoin, è di utilizzare questa cosa che si chiama proof of work. Praticamente l'idea è chiedo a chi fa il blocco di dimostrarmi di aver fatto del lavoro, e per fare un paragone secondo me è un modo intelligente per spiegarlo è pensate, alla fine è tutto un gioco di statistica e probabilità. Per esempio, se io chiedessi a qualcuno di voi di far vedere un video dove lanciate due volte un dado e fate sei due volte successive, ovviamente potete provare a manipolare il video e tutto, ma io se riesco a confermare che il video sia vero, dico ok, magari da fatto un tentativo, magari ci sono 100 tentativi. Io so che statisticamente fare 2-6 di fila significa che hai un 36esimo di possibilità di farlo, quindi so che in media che fate 36 tentativi, mi va bene come lavoro, accetto la tua prova di lavoro. Più o meno questo è il concetto, è una cosa un po' particolare che sembra quasi inutile, ma l'idea è che praticamente permette a chi fa blocchi di non farli tra virgolette gratis, cioè chi fa un blocco deve metterci del lavoro,
nel caso di Bitcoin si tratta di calcolare hash, verificare delle proprietà basi, banali dell'hash, quindi comunque deve metterci una certa potenza di calcolo, e questa cosa è praticamente una cosa che mantiene sicura la rete, perché io non posso dal nulla inventarmi i blocchi, sarebbe troppo, sarebbe sostanzialmente troppo facile fare spam della rete in quel caso. Originariamente il concetto di proof of work era nato come sistema anti-spam per le mail, quindi l'idea era se tu vuoi mandare a me un'email, mandami anche una piccola proof of work, quindi non so, qualcosa che il tuo computer riesce a fare in 5 secondi. Se devo mandare un'email non è un problema, se voglio fare spam della rete, voglio mandarmi centinaia di migliaia, non è un problema, perché a quel punto per poter fare una proof of work valida per tutte, anche se sono 5 secondi per email, scala tantissimo. Quindi in base al proof of work è un sistema anti-spam della rete che la protegge da questo punto di vista. Se uno riceve un proof of work non vale, lo scarta immediatamente, non lo paga nemmeno, e quindi diciamo, in qualche modo viene protetta la rete in questo modo. E questo ha anche il vantaggio di garantire, oltre alla protezione dallo spam, anche protezione da attacchi. Di base quello che un hacker potrebbe poter fare è cercare di riscrivere la storia. Quindi l'idea è: io mando una transazione alla mia pizzeria, diciamo, se trovavo di pizza, per una pizza a sporto, loro sono bravi perché la transazione venga confermata, e poi spediscono la pizza. A quel punto io sono un attaccante, posso cercare di andare a scrivere la storia e cancellare quella transazione come se non fosse mai esistita. E praticamente avrei ottenuto una pizza gratis, perché ho cancellato la transazione dove pagavo effettivamente per quella pizza. Questo non è assolutamente impossibile, nel senso che è tecnicamente possibile, ma richiede che l'attaccante abbia da solo più potenza di calcolo di tutta la rete messa insieme per praticamente riuscire a contrastarla e vincere, e accumulare più lavoro della rete, per virgolette, buona, della rete onesta. Quindi di nuovo non è impossibile, quindi è impossibile che una transazione venga cancellata dallo storico e tagliato ovviamente, però lo rende molto molto difficile. E io ho questa proprietà molto carina, dove più una transazione è vecchia, quindi più sono passati blocchi sopra a quello che continua la transazione, più sicura, perché sarebbe sempre più difficile andare indietro. Magari è facile farlo su un blocco, quindi cancellare un blocco e aggiungerne due per me, caso io, a cancellarne sei diventa molto difficile. E però c'è il dubbio di perché uno dovrebbe farlo, perché qualcuno oltre al privilegio di fare due blocchi, alla fine probabilmente le uniche persone, diciamo, in realtà interessate a quei blocchi sono entità cattive, sono entità che vogliono censurare, quindi abbiamo bisogno di entità buone che abbiano un incentivo a fare blocchi. E la cosa geniale è che chi costruisce il blocco riceve anche una ricompensa economica, quindi si crea un incentivo economico molto forte, è quello che di solito viene definito mining, a fare questi blocchi. La gente vuole fare questi blocchi perché ottiene un vantaggio economico. E la rete Bitcoin ha bisogno di queste persone perché solo così può essere davvero sicura, davvero, diciamo, decentralizzata e resistente a censura e tutto. Allora, ricapitolando giusto per so che erano tanti fatti da diciamo, processare, Bitcoin è una moneta decentralizzata, quindi non esistono entità che controllano le emissioni e gli spostamenti, tra l'altro neanche lo sviluppo è centralizzato. In un certo senso, quindi anche i gruppi di sviluppatori che lavorano su questo sono sparsi per il mondo, ci sono diversi gruppi che lavorano su diverse implementazioni che sono intercompatibili, quindi sostanzialmente non c'è nessuno che controlla Bitcoin. E un altro parte da citare è il creatore di Bitcoin, che è questo Satoshi Nakamoto, che in realtà con pseudonimo non si sa chi sia davvero il creatore di Bitcoin. Ha fatto questo gesto molto nobile in un certo senso di sparire sostanzialmente, quindi si è presentato nel 2008 con il paper di Bitcoin, poi ha dato la sua implementazione, è riuscito a costruire un po' di community intorno e poi a un certo punto è sparito. E io penso che questo sia un gesto molto nobile in un certo senso, ma soprattutto molto che aiuta molto la rete Bitcoin, perché il creatore, nonostante sia anonimo e tutto, avrebbe comunque un certo potere, le sue parole avrebbero probabilmente un certo valore nella community, tutti lo ascolterebbero, giustamente avuto questa idea geniale di Bitcoin, magari no. E invece questo sarebbe un punto di debolezza di Bitcoin, sarebbe un punto di centralizzazione dove tutto quello che dice il creatore va bene, e questo non è giusto. Quindi ha fatto questo gesto molto importante di sparire, di andare, non si sa se effettivamente da un giorno all'altro ho smesso di rispondere sul forum. Però questo garantire, è quello che ha garantito Bitcoin di essere così decentralizzato. Il giochetto dei blocchi, quello che ho spiegato prima, quindi
tutto si basa su blocchi che sono concatenati tra loro con annotazioni per poter scrivere dei blocchi e partecipare a questa specie di lotteria. Sostanzialmente le mie possibilità di vincere il blocco, di prendere la ricompensa, sono proporzionali a quanta potenza di calcolo ho impiego, quindi il discorso è parallelo con i dati. Se io sono da solo, faccio i miei tentativi, ci metto effettivamente tanto tempo. Se io chiedo a dei miei amici di darmi tutti insieme, cerchiamo di fare video dove lanci i dati, cerchiamo di fare un doppio 6, un triplo 6, quello che è, ovviamente aumento le possibilità di riuscirci prima di qualcun altro, però è aumentato anche il mio costo, in un certo senso mi devo impiegare più risorse. Nel caso di Bitcoin sono risorse a livello computazionale di calcolo. E appunto tutti i nodi contengono questa coppia della blockchain, si chiama blockchain perché funziona nel blocchi veramente. E distribuita in tutto il mondo in modo completamente decentralizzato. Ora un po' la parte chiave di tutto, quello che si chiama scaling rate, praticamente questo è il punto su cui l'intera community Bitcoin si sta focalizzando da diverso tempo. Giusto per capire, la conferenza direi importante al mondo si chiama scaling Bitcoin, è nata qualche anno fa. La cosa che sono qua io a fare in York è sempre un qualcosa legato allo scaling in generale, che è proprio il problema chiave che Bitcoin deve affrontare oggi. E il problema è che i blocchi hanno un limite proprio nel codice di quante transazioni possono contenere, che è talmente di dimensione, quindi limite per le transazioni, a 2500 transazioni circa, 1 a 10 minuti. E quindi la gente conti dovrebbero essere tipo 4 transazioni al secondo, che se ci pensate sono pochissime per un sistema economico, cioè se pensate a Visa, Mastercard, quante transazioni processano al secondo è molto molto più. Quindi sostanzialmente servirebbe più spazio, avremmo bisogno di più spazio dove mettere le transazioni perché le sovrette sono più veloci. Però il problema non è così banale di solito. Potremmo aumentare lo spazio, quindi potremmo fare quello che si chiama aumento del block size, quindi oggi il link è un megabyte che ci permette appunto di vedere 2500 transazioni. Portiamo a 100 megabyte, il problema c'è, cioè, invece di blocchi da 1 blocchi da 100 ci stanno due transazioni. Il problema è che in realtà questo causa una crescita, diciamo, nel tempo più veloce del registro. Quindi rivale da 2009 quando è iniziata a oggi, sembra che pesi circa 180 giga la posizione di Bitcoin, che è tanto ma accettabile. Probabilmente io direi il 90% di voi ha un computer che può contenerla, quindi potrebbe partecipare a delle Bitcoin. Se aumentiamo la dimensione del blocco, questa inizia a crescere molto molto velocemente e quindi inizia a diventare magari produttivo per molte persone che non possono proprio permettersi l'hardware per contenere la blockchain in maniera. E quindi impedire alle persone di validare la blockchain è in un certo senso centralizzazione. Se ci pensate, alla fine Bitcoin funziona perché ci sono tantissime persone che hanno un certo set di regole che definiscono quanti Bitcoin ci sono, come possono essere trasferiti, tutte queste cose. E il motivo per cui è così difficile cambiare le regole, il motivo per cui un governo non può arrivare a dire no, voglio 5 milioni di Bitcoin in più, è che dovrebbero riuscire a convincere tutte queste persone che hanno a casa un nodo Bitcoin che valida a accettare le regole nuove, non possono ovviamente forzarle. Quindi ci sono tantissime persone che validano la blockchain, questo è abbastanza, diciamo, garantito, nel senso diventa molto difficile forzare tutti ad accettare delle nuove regole. Se invece dall'altra parte, diciamo, siamo in un mondo dove i blocchi sono enormi, quindi considerate che è un sistema P2P per cui c'è una certa latenza anche nel caso dei blocchi, ci sono problemi di banda e tutto. Siamo in un sistema dove ci sono 5 grossissime entità che hanno effettivamente il controllo della blockchain, sarà facilissimo convincere queste 5, anzi magari loro stessi si mettono d'accordo e dicono ma cambiamo le regole di Bitcoin, facciamo un'operazione, mettiamo più 21 milioni come piace come limite, facciamo 30, e quindi questo è la centralizzazione, invece noi non la vogliamo. Quindi diciamo il grosso dello scaling rate appunto si concentra su quelle che si chiamano soluzioni on-chain, che sono dei sistemi praticamente sopra Bitcoin. Praticamente il concetto alla fine di tutto è due parti possono effettivamente scambiarsi dei Bitcoin anche senza fare transazioni, se sono disposte a cooperare. Per farvi un esempio un po' più rapido che magari vi è meglio, immaginatevi che il vostro portafoglio Bitcoin sia sostanzialmente il vostro conto in banca. Dopo le andate in banca e dire ok, dammi, creami degli assegni, tra virgolette,
da un euro in uno, non importa il valore, e voglio che sia garantita la copertura, quindi voglio che utilizziate i soldi sul mio prodotto che non possono essere spesi perché questo assegno in giro. Una volta che avete fatto questo dovete andare dal vostro pizzaiolo di fiducia, diciamo prima, e invece di mandare una traduzione che lenta, voi magari immaginiamo le traduzioni più normali come dei conigli, quindi una cosa un po' lenta che viene detto tempo, che cosa. Voi andate al vostro pizzaiolo di fiducia e dite, guarda, io non ho voglia di farti una transazione, dico è vero, perché ci mette tanto non per male, pesante, poi in un certo senso spammo la rete, tutti devono validare la mia transazione, è una cosa molto complicata, ti sto dando pochi soldi, tieni questo assegno. Lui lo può guardare, vede che c'è una prova, diciamo, che dimostra che questi bitcoin ci sono da qualche parte nel tuo conto e lo accetta. E volete fare questa cosa 100 giorni di fila, comprarvi 100 pizze, sempre pagando sempre in questo modo, senza fare nessuna transazione sulla blockchain di Bitcoin. Poi diciamo una riva di fornitore che vende gli ingredienti per fare la pizza al pizzaiolo, e anche lui dice guarda, non voglio fare una transazione di Bitcoin pesante, tieni questi 100 assegni. Il fornitore non lo riguarda, li paga e dice ok, è vero, da qualche parte questi soldi ci sono. Alla fine arriva a un punto dove qualcuno dice no, io questi soldi li voglio, non come assegno, ma li voglio nel mio conto, li voglio nel mio portafoglio. Precisamente per banca i fondi che erano utilizzati sul mio conto sono ancora utilizzati e se li prendono. Magari li prende un po' da me, un po' dall'altro, tutta una cosa ovviamente molto strana, come un po' decentralizzata. Però il concetto è due parti si coprono, quindi se partecipano a questo tipo di scambio possono scambiarsi tantissimo valore senza fare le situazioni di scalato molto bene. E ora mi sa che sto andando un po' in ritardo, quindi io cedo per oggi perché comunque siamo praticamente alla fine. Ah, e questo che anche ci schermo potenzialmente infinito, perché i blocchi rimangono piccoli, quindi sono un po' che trattazione dei blocchi, ma fuori dei blocchi avviene una unità di trattazione. Quindi la domanda è, posso comprare una pizza con Bitcoin? La risposta è sì, nel senso che teoricamente potrei fare una normalissima transazione, comunque le commissioni non sono così alte, però se ci pensate non è in un certo senso intelligente, cioè voi state facendo una transazione per una cosa poligonale, come comprare una pizza che rimarrà nello storico di Bitcoin per sempre, fino a quando non morirà, speriamo mai o da tantissimo tempo. Quindi diciamo la risposta secondo me è sì, posso comprare una pizza, ma sarebbe meglio con una datazione normale, magari usando qualche sistema tipo Lightning Network, che è una cosa su cui lavoro io parecchio, che sono tutti questi sistemi che permettono di fare lo scaling off-chain, come dicevo. E poi dico extra che ho pensato una domanda di tutti gli altri che si fanno in testa, è perché mi trovi in valore? Di base perché c'è domanda, quindi il discorso è non importa il prezzo che metti su qualcosa, non importa se da qualche parte nel mondo qualcuno è disposto a darti quei soldi per qualunque cosa, quindi non c'è nessuno che stabilisce il prezzo di Bitcoin perché sarebbe sostanzialmente di farlo. Se pensate per esempio anche le monete tradizionali hanno un valore fisso, una banconota da un euro non esiste, la banconota da un dollaro a valore di un dollaro, però in realtà il potere della moneta dipende dal mercato sostanzialmente. E ho questa bellissima immagine del potere d'acquisto del dollaro americano in 100 anni, che sostanzialmente rappresenta come nonostante il dollaro sia ancora un dollaro, ovviamente, in realtà nel 2013 vale come 5 centesimi, si sono usate il 95% sostanzialmente. Quindi il motivo per cui questo avviene è perché sostanzialmente il mercato ha deciso che questa moneta vale di meno, perché non c'era nessuno disposto a dare valore a un dollaro a un dollaro, era disposto a dare 0,90, poi 0,80, 0,70, e alla fine siamo arrivati probabilmente oggi nel 2018, ancora peggio del 2013, però è una buona rappresentazione di questo. Quindi il discorso è, Bitcoin non ha un valore fisso, perché semplicemente si lascia il mercato scegliere che valore ha, a volte va su, a volte va giù, non si può capire ovviamente, e questo è tutto, quindi la risposta secondo me è più semplice, perché è anche più intuitiva di spiegare perché un dollaro, perché diciamo, raccoglie tutto il concetto di moneta corso per sotto, eccetera. E basta, domande? Credo di avere qualche minuto, spero. Di saluto. Basta.
si disattiva l'audio, moriamo. Adesso volevo fare innanzitutto una domanda, aspetta che faccio vedere la domanda. Sì, innanzitutto grazie per la tua partecipazione, da più a cui ripetiamo, quindi che ore sono da te adesso? Le 4.40 dici? 4.40 al mattino? Sì. Applausi. Visto che siamo Linux Day, lo so, però adesso quando parla lui lo attiviamo. No, noi. Prova. Innanzitutto, se l'implementazione della blockchain di Bitcoin è software libero. Sì, assolutamente. Ci sono tra l'altro varie implementazioni diverse con licenze diverse. Se non sbaglio, diciamo quella che si chiama Bitcoin Core, che è quella implementazione principale, quella che deriva dall'implementazione originale di Satoshi, dovrebbe essere MIT come licenza. Non sono un esperto di licenza, ma penso che sia quella più libera, che garantisce più libertà, diciamo, a chi lo utilizza. Da questo Bitcoin Core, tra dei fatti di Core, che c'è Bitcoin Notes, mi sembra, e Bitcoin Core, che dovrebbe essere l'implementazione per telefoni in Android. Poi ci sono delle implementazioni completamente diverse, cioè fatte da zero in linguaggi diversi, poi in Core, in C++, ci sono implementazioni in Go, in altre implementazioni in C++, quindi ci sono tantissime varianti, tutte implementano le stesse regole, quindi sono interoperabili da loro. Quindi avete capito, lui ha spiegato come funziona la blockchain, come specifica, come standard, come condivisione, diciamo, di un meccanismo. Poi ci sono diverse implementazioni, cioè vuol dire che vari gruppi di persone scrivono il software come piace a loro, lo possono scrivere in vari linguaggi di programmazione, posso scrivere in Python, in Go, in JavaScript, in C#, C++, C. Erlang o Elixir, si parlava, diciamo, di linguaggi più o meno esotici, e diciamo che le implementazioni comunque su cui stai lavorando tu sono, diciamo, software libero con licenza MIT, diciamo, per chi si occupa poi di specifiche di licenze, perché dico solamente che essere software libero anche qui è una caratteristica. Poi ci sono le licenze software, quelle che noi tipicamente accettiamo ogni volta che installiamo un software senza leggere, ok? Le licenze sono di diverso tipo e ce ne sono tantissime di software libero e tante, comunque tantissime, altrettante di software proprietario. La differenza è che magari il software proprietario, la licenza è legata all'azienda che lo distribuisce, invece software libero è legata a diverse tutele di quelle quattro caratteristiche che abbiamo visto all'inizio, quindi usa, analizza, modifica e condividi. Quindi Alecos, quindi se non sbaglio, ecco, ci sta dicendo che molte implementazioni della blockchain sono software libero, in particolare quelli anche su cui lavori tu, giusto? Annuisci con la testa se non sbaglio. Grazie. Sì, sono diverse implementazioni anche closed, che sono spesso aziende grosse che accettano di poi si fanno la loro implementazione interna, ma di base quelle che vogliono le persone normali sono libere. Ok. Qua di fianco ho messo una pagina che vi mostra le transazioni in tempo reale, cioè queste sono, vedete, sono 2629. Sono tutte le transazioni che le persone in questo momento stanno facendo nella rete Bitcoin. Quindi tutte quelle righe che vedete sono indirizzi. Adesso magari faccio un attimo uno zoom. Queste stringhe qua, vedete, questi codici, sono come degli IBAN praticamente. Sono gli indirizzi dei wallet di persone che si stanno scambiando Bitcoin. Queste persone stanno inserendo nel mempool, che è quello di cui parlavo prima,
la volontà di scambiare dei soldi. Poi ci sono i miners che prendono questa mempool, prendono le transazioni che sono nella mempool, quindi in attesa di essere approvate, e vengono per così dire minate, cioè inserite in un blocco che poi viene accettato e distribuito sulla rete, e quindi diventa poi permanente. Domande? Io passerei, tu Alecos se ci puoi seguire adesso per questa questo intervento invece sul Faircoin, un'altra criptovaluta, oppure andrai a dormire? Almeno posso seguirmi da Sandro Stream, ormai sono comunque un po' direi che è mancato dal viaggio tutto e non c'è fuori, non so seguire ancora un po', quindi sono anche curioso di sentire. Io la tua presentazione l'ho visto sul programma, così anche lui, quindi sì, mi seguo volentieri dallo stream, poi se magari rispondi in chat su YouTube se vorrei fare qualche domanda. Ok. Grazie mille Alecos per la presenza e anche da remoto, se puoi andare insomma a disconnetterti tranquillamente, noi già ti ringraziamo tantissimo. Io sono veramente emozionato ad avere qui a Linux Day, aver avuto un ragazzo come te che appena ha finito le superiori sta lavorando a questi livelli, perché ce ne dobbiamo rendere conto, ragazzi, che noi anche come professori, diciamo, vi consigliamo di proseguire gli studi, di andare all'università per seguire le vostre passioni e radicarle bene e cogliere l'opportunità dell'università, e questa è una cosa importante. In campo informatico sappiamo benissimo che ci sono tanti che comunque si danno da fare già, diciamo, nell'età delle superiori, che è l'età forse è un'età molto buona, diciamo, non diciamo migliore, no? Però molto buona per sperimentare e per creare, e poi si vanno a costruire un futuro nell'ambito a cui loro interessa. Quindi veramente ringrazio Alecos anche per questa testimonianza.